lo spegne, prende il cappello, lo mette a coprire, toglie ed è, si dice vivere di nuovo acceso. Ciao ragazzi, ciao Nick, ciao. Questo è il video che introduce il mese attuale, sì, dedicato a Bob Hammer. Esatto. Quindi come sempre parleremo un po' dell'autore, sì, e poi magari racconteremo, faremo vedere due o tre idee di Hammer. Tu hai fatto i compiti a casa? O... Allora, io ho fatto i compiti a casa, però purtroppo per quanto riguarda Bob Hammer, un po' come sulla linea di Fulbs, si sa veramente pochissimo. Allora io entrerei nel vivo. Sì, possiamo entrare direttamente nel vivo. Forse l'unica cosa che possiamo dire è che ha varie pubblicazioni, però poi le vedremo nel video dedicato, alcune, anche se purtroppo non le abbiamo fisicamente perché sono praticamente, esatto, introvabili. Esatto. In digitale si trovano, in copia fisica, sì, è difficile. E è stato un grande matematico, ha sempre messo l'attenzione sui giochi matematici. So che è morto nell'81, giù di lì, nei primi anni 80, e ha lasciato un'eredità di effetti a 360 gradi. Nonostante sia ricordato per i giochi matematici, non c'è solo quello, esatto, ma c'è proprio un repertorio di cose professionali molto belle, molto anche raffinate, sì, nel loro genere. E quindi sì, io entrerei un po' nel vivo e perfetto, vediamo qualcosa. Allora, una delle prime cose che abbiamo scoperto è che non so se è stato l'ideatore, non sappiamo se è stato l'ideatore o meno, però è stato forse il primo a pubblicare un metodo per eseguire il gioco della carta scelta che scompare e si trova attaccata fuori, esatto, sì, dalla finestra, in questo caso di una casa privata. Sì. Viene pubblicato in diverse occasioni, forse la prima volta su Jinx, se non ricordo male. Una volta letto mi ha anche affascinato molto, perché come era un po' la moda dell'epoca, che si è persa nel tempo e secondo me è un peccato, il concetto, forse uno degli ultimi a avere ancora quella forma mentis era Berglas, che è venuto a mancare qualche giorno fa, cioè mi impegno tanto, mi sforzo tanto, ma per avere una resa molto, molto forte. Sì. No? Nel caso di questo gioco di Hammer, cosa succedeva? Hammer si trovava a casa di qualcuno, doveva eseguire questo gioco, prendeva in prestito, questa è la prima cosa importante, un mazzo di carte, faceva scegliere una carta, la carta veniva rimessa, spersa nel mazzo che veniva messo all'interno di un cappello. Sì. Poi lui chiedeva non la carta, l'identità della carta, ma il valore. Quindi supponiamo venisse scelto, non so, un 2, dice quindi ha due, questa carta ha due semi, quindi no? Allora facciamo così, li tolgo, andava nel cappello, prendeva un qualcosa, supponiamo che la carta fosse nera, di nero, e lo buttava via. Dice ho tolto un seme, prendeva un'altra cosa nera, la buttava via, dice ho tolto il secondo seme, prendeva l'ultima cosa nera e dice ho tolto tutta la rimanenza della carta, quindi la carta non esiste più. Prenda al proprietario, comunque a una persona del pubblico, prenda lei il mazzo e cerchi la carta. Ci sono 51 carte e la carta è totalmente sparita. A quel punto apriva la tenda della sala dove si esibiva e attaccata fuori dalla finestra c'era la carta scelta dallo spettatore. Un miracolo. Tra l'altro, una cosa divertente potrebbe essere: fermate il video in questo momento e cercate di trovare, sì, una soluzione. Perché la cosa interessante del suo metodo è che la carta, l'estetica era questa: lo spettatore diceva stop, tipo lui faceva vedere la carta a tutti e chiaramente la carta la rimetteva nel mazzo e chiaramente lo metteva nel cappello, che poteva anche quello essere preso in prestito. Sì. Quindi la cosa interessante è che poi la carta scompare veramente, ma si è vista chiaramente che era all'interno del mazzo. Dopodiché, l'altra cosa interessante, una volta recuperata la carta attaccata fuori dalla finestra, il mazzo torna a essere un mazzo totalmente normale che viene restituito allo spettatore, che non potrà risalire più al metodo. Assolutamente. Come faceva? Tra l'altro, il metodo mi ricorda poi una cosa che anche Vernon spiega, non sono andato a vedere la storia di quello, non è identica, ma la ricorda. Cioè, il metodo, secondo me, geniale, è che forzava il 2 di picche e trasformava il 2 di fiori in un 2 di picche. Quindi, primo step è, mi devo preparare da solo l'effetto. Quindi recupero, prima di iniziare la performance, il mazzo di carte dello spettatore, attacco il 2 di picche fuori dalla finestra e vado a coprirlo con la tenda. E adesso la parte divertente è come rendere il 2 di fiori un 2 di picche. Quindi prendeva dei pezzettini di carta colorati di nero, lui diceva che usava la saliva, sì, quindi li attaccava, dei triangolini che andavano a riempire
gli spazi del fiori per farlo diventare un picche, ok? Con la saliva rimanevano attaccate e quindi aveva questo attaccato alla finestra e questo nel mazzo. Sì. Forzava la carta, non la dava in mano ovviamente, ma la faceva vedere a tutti, quindi sì. In movimento a distanza sembrava il due di picche. Anche perché lui diceva una certa distanza, perché cioè con la distanza copriva questi, che non assolutamente, che non potevi vedere, sì. Esatto. Quelli, no? Quelli non vengono ritoccati, solo i semi. No, solo i semi centrali. Quindi cosa faceva? Metteva la carta all'interno del mazzo, controllava o in cima o sul fondo, ma era chiaramente all'interno del mazzo. Quando metteva il mazzo nell'astuccio, le cose che lui buttava via erano i pezzettini aggiunti. Quindi ne prendeva due assieme e buttava via. Ne prendeva uno solo, lo buttava via, prendeva l'ultimo che stava a simboleggiare il resto della carta, lo buttava via. La cosa interessante è che la carta non c'è più. Sì. E dal mio punto di vista non c'è neanche bisogno di rimettere il due di fiori in mezzo. Lo lascio lì dov'è. Sì, sì, sì. Perché a quel punto faccio tutta la scena, lo spettatore cerca il due di picche non c'è più ed è attaccato fuori dalla finestra. Sì, secondo me è molto bello. Molto sì, bello. Anche la messa in scena. Sì. E, tra l'altro, un piccolissimo dettaglio da aggiungere, ma solo perché l'ho letto di recente, sì, per preparare il video. Lui la carta modificata la teneva sul fondo e la forzava da lì per evitare che tenendola al centro si muovessero i pezzettini. Perfetto. Perché siccome non sono incollati davvero, certo, ma sono appoggiati. Certo. Tutto lì, piccolo dettaglio. E un altro effetto che ti hai parlato di cappello. Sì. C'è un'altra cosa molto interessante che faceva lui col cappello, che era un gioco che si doveva fare a cena oppure al bar, o insomma, in situazioni informali. E l'effetto ve lo racconto, è un miracolo. Ok. Non mi ricordo se era perché si accendeva la sigaretta, non mi ricordo se fumasse o meno. Sa di fatto che lui accende un fiammifero, lo usa per qualcosa, ci soffia sopra, lo spegne, prende il cappello, lo mette a coprire, toglie ed è il fiammifero di nuovo acceso. Caspita. Così, raccontato così, è un miracolo. Non, la cosa interessante è che non ci sono fiammiferi extra, non ci sono doppioni, non si riaccende un altro fiammifero, è davvero quello lì. Si può anche, se non serve secondo me, ma volendo si può anche segnare in qualche modo, anche se secondo me è superfluo. Sì, perché tanto siamo in una situazione talmente informale che è una roba improvvisata. Certo. E il metodo è veramente, veramente semplice. Allora, lui dà la cosa per scontata. Io onestamente non ho mai provato, quindi non so se funziona ancora con le cose che ci sono in commercio oggi. E l'idea è quella di avere nel proprio cappello un pezzettino di carta lampo. Ok. Lui sostiene questo, dice accendete il fiammifero. Lo utilizzate, lo spegnete, immediatamente col cappello lo poggio e mando a contatto la capocchia con la carta lampo. Lui qua sostiene che il calore residuo della testa in teoria è sufficiente per riaccendere la carta lampo, e la carta lampo riaccesa riaccende in teoria funziona il legno ancora del fiammifero. Sì. Non l'ho provato perché non avevo carta lampo con me, non so se con quella che c'è in commercio. In teoria sì, però sarebbe da provare. Se funziona è... Caspita, una bella è idea. È un giocone, sì. Assolutamente. Sì. Un altro gioco, un'altra diciamo record, chiamiamolo così, che ha Hammer, che molti giochi di sua creazione sono strafamosi e utilizzati ancora oggi, e anche al di fuori dell'aspetto prettamente matematico. Un altro gioco che creò lui, poi è stato modificato dal mio punto di vista anche in meglio, ma l'idea in nuce è sua, è la Twirling Card, ha diversi nomi, cioè una carta da gioco che viene lanciata e gira intorno al prestigiatore. Parliamo degli anni 30, 40, quindi comunque era una cosa totalmente innovativa. Dico che oggi è stata migliorata sia per la tecnologia dei fili invisibili, ma soprattutto per il punto di contatto del filo. Ovviamente c'è un filo invisibile, no? Chiaro. Perché la differenza sostanziale tra le versioni moderne e quella che faceva lui è che in tutti e due i casi la carta girava, faceva 360, pardon. Ma nel caso, nelle versioni moderne, il performer continua a rimanere fermo e la carta gli fa tutto il giro intorno. Certo. Nella sua versione lui gira assieme alla carta. Cioè, la carta vola, ma lui la segue, quindi fa anche lui il 360. Per il semplice fatto che nelle versioni moderne il punto di contatto del filo è solitamente in testa, quindi questo permette di far girare tutto. Nel suo caso il punto di contatto era uno delle orecchie, quindi viene da sé che dall'orecchio alla carta c'è il filo, non può, cioè si intrupperebbe intorno al performer. Certo. C'è un piccolo aneddoto divertente che racconta Jay Marshall, che dice, lui faceva questo gioco, l'ha sempre fatto, e prima aveva tutto un metodo che non viene spiegato per fissare sto filo all'orecchio. Dice, poi a un certo punto diventa sordo, Bob Hammer,
E per lui è stato un vantaggio, perché avendo l'apparecchio acustico nell'orecchio poteva attaccare agevolmente il filo per fare questo effetto. E quindi non serviva più che girasse anche lui. Esatto. E poi c'è un'altra cosa che mi ricordo di aver letto tanti anni fa, non ho avuto il tempo di andarla a rivedere, quindi non mi ricordo se poi utilizzò veramente quel metodo o la gente ipotizzasse che utilizzasse poi quel metodo, ma si narra che si fosse tagliato un pezzo di un cerchio di capelli in cima alla testa per attaccarci il filo e una cosa che gira per far questo, per poter fare questo effetto. Credo che sia leggenda, spero che fosse leggenda, però era un pazzo, quindi da lui tutto ci si poteva aspettare. Il cappellino con le esatto, con le sopra. Fantastico. Poi un'altra cosa, la dico prima di lasciare la parola a te perché è molto veloce. Sì. Un'altra cosa interessante, è stato forse il primo a pubblicare un'idea che poi è diventata abbastanza standard, associata a Marlo, in un gioco di carte pubblica la prima versione di questa idea, per la quale tu fai finta di andare a prendere una carta dalla tasca, in realtà è del mazzo, no? Quasi tutti noi conosciamo diverse versioni che possono essere quella con l'Ovette Master Move, quindi io ho la carta sul fondo, mi apro la giacca, entro apparentemente a prenderla. La sua era un po' più grezza, però è stata la prima idea di cosa faceva. Era un gioco di trasposizione tra due carte che non ricordo neanche. Tanto farò vedere tra un secondo. Ah, perfetto. Perché uno di quelli che ho preparato. Allora parlane tu, non lo sapevo. È uno dei pochi giochi non matematici di Hammer che non ha bisogno di attrezzi speciali. L'idea è che c'è una carta tenuta così, non è quella scelta, quello che è, abbassa, alza la mano la carta caffè. Tolgo la ferro. Ah, ok. Comincia a far caldo.